È una bellissima giornata, condividere questi momenti con i bambini, con la presenza anche del vescovo, del parroco, della parrocchia che ha messo a disposizione questi uffici, questi saloni, questo salone voglio dire, penso che sia stata una giornata bella dove deve lasciare qualcosa a tutti, perché metterci a servizio sempre dei più piccoli è qualcosa che alla fine lascia il segno. Da parte nostra è stato veramente bello condividere questi momenti con questa gente e dimostra ancora una volta che lo sport è volano per la società. No, siamo felici che la società ha partecipato a questa manifestazione, ma oltre a come giocatori vogliamo partecipare come persone, perché ci sono molte persone che hanno bisogno di aiuto e quindi noi siamo felici di dare una mano e di aiutarli. Il nostro club, che è il Chivanese Club di Trapani, ha avuto questa gioia infinita grazie alla sensibilità enorme della dirigenza del Trapani Calcio a offrire questa possibilità ai nostri ragazzi, ai nostri bambini che sono più in difficoltà, magari l'appartenenza a qualche famiglia disagiata, però la felicità di vederli insieme, di vederli chiacchierare, giocare anche a calcetto con la squadra, col Trapani che sono il loro idolo. Io sono molto felice di aver avuto questa idea come club di Trapani, il Kiwanis Club di Trapani, di organizzarla, anche se sento il dovere di dire che c'è ancora molto e tanto di più da fare. E veramente che si possano avere altre opportunità per lavorare in questa direzione, perché se c'è una logica l'appartenenza ad un club service è questa.